Da Fide a Canova, passando per Michelangelo, c'è un materiale che gli artisti hanno amato più di qualsiasi altro. La sua apparente durezza si rivelava meravigliosamente cedevole allo scalpello e il suo bianco abbacinava infondendo un soffio di vita alle sculture. Sì, sto proprio parlando del marmo. No, non mi sono messa in testa di cucinare una nicchia di samotracia di pan brioche, ma il marmo in qualche modo sarà protagonista della mia ricetta. Ciambella marmorizzata. Impara l'arte e mettila nello stampo da ciambella. Per la nostra ciambella ci occorreranno latte, uova, farina, lievito per dolci, un pizzico di sale, i semi di una bacca di vaniglia, zucchero, burro a temperatura ambiente, vado a metterlo nella brocca di una planetaria munita di frusta, aggiungo anche lo zucchero, pizzico di sale e i semini di vaniglia. Posso cominciare a montare. Ovviamente se non hai la planetaria puoi fare tutto lo stesso procedimento usando una ciotola e uno sbattitore elettrico. A parte rompo le uova in una ciotola. Mi raccomando, non solo il burro ma tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Questa è una regola d'oro da tenere sempre a mente quando fai una torta. Le aggiungo poco per volta in planetaria, senza smettere di montare. Monto per circa 5 minuti fino a quando il composto non risulterà omogeneo e senza grumi. Intanto posso setacciare la farina e il lievito. Unisco le polveri in planetaria un cucchiaio per volta, sempre continuando a montare. Ultimo ingrediente, latte. Mando anche questo a filo. Ho diviso l'impasto in due parti uguali e adesso arriva la parte divertente. Per l'impasto che diventerà quello chiaro mi occorre ancora farina, per l'altro latte e cacao amaro. Vado a setacciare la farina nell'impasto chiaro e amalgamo delicatamente con una spatola. Movimenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Impasto scuro, cacao. Siccome il cacao assorbe più i liquidi rispetto alla farina, ci vuole anche un po' di latte. Trasferisco l'impasto all'interno di due differenti sacapoche. Poi dovrò inserire le due sacapoche riempite all'interno di una terza sacapoche avendo cura di far convergere le punte. Ho imburrato e infarinato uno stampo da ciambella, adesso vado a riempirlo con il nostro impasto. Dovrò formare dei cerchi concentrici e zigzagati. Posso procedere con la marmorizzazione. Forchetta, vado a dare un giro nell'impasto per amalgamare bene i due colori. Il metodo è questo, naturalmente occorrono due impasti di colore diverso per ottenere un risultato bello da vedere, ma non devi usare per forza il cacao. Puoi fare una ciambella al temmacia marmorizzata, una red velvet marmorizzata, l'importante è che i due impasti abbiano la stessa consistenza e soprattutto siano buoni da gustare. Posso andare ad infornare la mia ciambella, dovrà cuocere per 55-60 minuti a 170 gradi in forno statico preriscaldato. Ciambella pronta, profumo perfetto, marmorizzazione perfetta, vediamo se resisterà anche all'assaggio. Sofficissima, buonissima, buon appetito!